sto andando al supermercato. No, tu stai fuori. Quindi adesso farò la ripresa all'interno perché che andrò a comprare coloro che dovrò comprare da fare indovinare a lui. Uno, non guardare dentro lo supermercato. Delle patatine. Non guardare il supermercato. Ragazzi, sono dentro il supermercato e adesso cerco le patatine. Così capiamo che prodotti prendere, perché poi ovviamente lui pensa di no, ma l'easter egg ci sarà e come. Ho preso queste qua tortillas da Amica Chips, che comunque sono difficili da indovinare perché devi dirmi sia nome che marca. E ora sono davanti a questa marea di patatine, quindi sceglierò quali altre prendere. Ragazzi, la situazione è questa. Ho dovuto prendere anche due snack perché le patatine erano finite e perché poi erano troppo facili. E ne ho prese sette, quindi adesso mi dirigo verso la cassa. Andiamo. Ciao a tutti ragazzi, io sono Tommy e io sono Emma e benvenuti in questo nuovo video. Sigla. Ragazzi, un altro nuovo format in questo video, siamo gli occhiali caddero. Altro interessantissimo, avete già visto le clip mie prima al supermercato, quindi avete già capito cosa staremo per fare. Assolutamente. Siamo qua una benda e quindi penso che avete capito, con Michele d'acqua, con un piatto per evenienze di qualsiasi tipologia. Che dire, vado a prendere allora? Assolutamente, e partiamo subito. Perfetto, eccoci qua. Allora, ti sei bendato, non mi dici niente. Io qua lo scontino, così scoprirai anche quanto hai speso, perché ha voluto offrire lui per questo inizio del video. Allora, facciamo così, tu potresti, possiamo fare indovinare. Allora, ti metto il resto qua sotto e tu devi capire magari quanto è il resto. Esatto. Allora, è proprio lì. Ti dico una premessa, non pensavo che costassero così tanto le patatine, sinceramente, non pensavo. Questa sembra una moneta da 5. Ok. Costa una moneta da 2, costa una moneta da 2. Aspetta, esatto. Se sono così, è giusto, è giusto. Sono entrambe da 2, allora hai speso 6, 14 euro. No, perché 5 più 4 quanto fa? 5 più 4 fa 9, hai speso 11 20, euro. 11 euro. Madonna. Mamma mia, mettiamola da parte, iniziamo. Ma vai, tutto scuola. Con il video, allora, è brutto stare lì così a... Ma ho paura di quello che tu possa fare. Avete visto voi che per prima ho comprato queste qua, le patatine che ho trovato sul mercato, state queste qua. Beh, quindi partiamo subito con queste qua, ok? Un po' aperte, apertura normale direi, no? Fammi usare. No, è troppo facile. Dirati. No, ovviamente la qua la metto in bocca io. No, faccio io, deve essere una cosa. Non viene da ridere. Non faccio niente. E no, così c'è non è neanche l'apertura. Aprila. Buona questa, questa è buona, Ne mangio una chiave. Ma le marche sono salcato, vero? La marca cos'è? Sono cocco. Sei sicuro al 100%? Sì. Mi è sbagliato. Come? I triangolari. Come si chiamano? Non mi pone il nome. No, non ho detto niente. Non sono le tapas. Tortillas! Ah, mio Dio! Ale! No. Dalla Amica Chips. Amica Chips. Buone tortillas. Vedete, è difficile. Perché voi quando mangiate non andate per il riconoscimento nominativo, sì. Ma andate per il riconoscimento visivo. Esatto. Ok? Che non è che dici, vado a mangiare un po' tanto di tortillas, un po' di San Carlo originale 1984. Cioè, andate per immagine. Ah, ci sono quasi, un secondo che devo capire queste qua. Ti faccio una premessa. Io ho cercato le patatine, no? In pratica, cosa è successo? È successo che vado dove ho fatto patatine e cosa ho fatto? Ho detto, prendo questo e quest'altro. Poi ne avevo 5 e ho detto, ne posso più prendere perché sono tutti simili, no? E quindi ti ho preso due snack che possono assomigliare alle patatine, capito? Questo qua è uno snack, ma è simile a una patatina, nel senso. È difficile così, ma io lo conosco. Penso quelli sì. Comunque l'hai già di sicuro già vista da qualche parte. Ho scritto che sono strasalate, quindi ti metto un po' d'acqua. Bravo. No! È schifo! L'ho messo pure pochissimo! Ah! Ce lo sanno tutto subito! L'easter egg è fatto almeno subito. Così, tipo un po' di. un po' di colluttorio. Un po' di colluttorio! Almeno in sciacquo un po' la bocca. Un po' no? No! Cosa fai lei senza niente? Non sei difficile. No. E il tuc? La marca è il tuc? La marca è il tuc, giusto? Ah, non sono i tuc? No! A tuc conoscono i tuc? E anch'io, però quando ho visto questo ho detto. Da quando? Ma sanno un botto di formaggio. Perché sono cotte in una maniera strana, che potete dirmi, vuoi un'altra? Sì, perché è davvero non è buonissimo. No, me ne conosco, vai, devo nascondere questo.
No, ma le crisp cotte al forno. Io non le ho mai viste. Ma neanche io le ho viste prima con le... Non le ho mai viste. Sa quando non abbiamo indovinato. Passiamo alla prossima. Queste qua, ragazzi, sono le prossime. Mai viste, mai sentite. Se tu mi compri le cose che non conosci. Comunque sono. Dimmi. Sei qua. Sì, quelle che non conosci, dimmi. Sei pronto? No. Mai sentito, Potrebbe stuzzicarti il palato. Però. No, so già anch'io. No, io sono un critico, ho detto boh, chiudo la bocca. No? Buono. No, no, fammela assaggiare per intera, perché la forma potrebbe essere come uscire dalla Pringles. Questo è enorme, raga. San Carlo o la paprika? San Carlo? Ah, la paprika. Paprika, ok, manca una cosa. Una cosa tropicale che ti aiuta. Ho sentito dicendo che è un frutto, quindi così non posso dire. Un frutto. Papaya. No. Mango. Esatto. Cosa? No, questa le voglio vedere. Questa paprika e mango. Ok, ci sono anche le altre. Madonna. Va bene. Indovinato un po' con dei suggerimenti. Vabbè. Le classiche, chi non conosce queste qua, ragazzi. Dammela prima a me. Già la. Guarda, sai, già la forma fa capire tanto. Questa è conosciuta, Con palline sono. Una mica chips. Si trovi da mini. Ok, palline di cosa? Di formaggio, la patta. E sa un po', di cosa le hai viste queste? Alle feste, no? Le mettono, spalatine qua, gialle, arancioni, rosse. Cosa potrebbe essere questo? Palline di cosa? Grano, farina. Ah, grano. No. Farina. No. Mais. Ecco, palline di mais. Tre volte. Famosissima. BBQ. Ma che BBQ? Pizza! Baronenko! Pizza! Puoi guardare la pizza. Questo come lo diamo? Lo diamo... Questo lo diamo a metà e metà. Metà e metà. Due e mezzo indovinate e una e mezzo sbagliata. Bene. Dai, dai. Io sì, se da mezzo chilo. No. Tanto io le riconosco, le mica cibo. Allora, adesso apri la bocca e assaggiamo questa must topic. Ah, questa è l'easter egg. No, zio. Non ho fatto niente. Sì, l'easter egg. Non ho fatto niente. Vai. Apri la boccuccia. E morde la patatina. Oh. Sei piegata su due. No, ti giuro che non è l'easter egg. No. Oh, fa. È qua. Un bel cocco. No, non è un biscotto, è una patatina. No, è una patatina. Adesso è un biscotto, però è buono. È quello lì, che c'è lì. Non voglio però. No, io non l'ho conosciuta. Ah! No. Sono solo il gusto del biscotto, però buono. Sono particolarissime, se vuoi te ne do un'altra. No. No, è fatta così, Devo dirti, cioè, è fatta così a patatina. Cosa? Mi sono capito. Allora, adesso c'è stato. No. Va bene, però hai sbagliato i grammi prima. È andato troppo facile per fartela. Puoi Quanti vedere? Grammi? 300. È andato troppo facile per fartela mangiare così. È andato troppo. Non è subito così. È andato troppo facile. Queste ragazze sono le mie patatine preferite. Lo so. Questo qua che è il secondo snack che ti dicevo. Per qualcuno forse le conoscerà, forse no, non sono famosissime. Ma dovresti conoscerle in quanto di recente dovresti aver mangiate. Solo che sono una roba buonissima. Se mi indovini il nome. No. Non è buono questo. No, vai fermo. Dico che le mangiate. No. Te lo assicuro perché c'ero anch'io. Aspetta. Ti arrendi? Sì. Puoi guardare? Non lo so. Buttiamo della Sardegna! Ma queste erano buonissime! Niente da fare. Se qua ragazzi mai. Non le ho mai mangiate, ragazzi. So perché io non mangio mai, per dire. Sono invitanti. Uno può indusare! Il profumino che c'è! Strana, è gustosa. No, l'altra. BBQ. Vuoi? Ah. No! Amica chips. BBQ. Sì. L'hai indovinata. Ecco. Hai avuto culo qua. Vincitore sono io, per poco però. Le migliori? Le migliori. Per te quali sono le migliori? Per
però quelle sono le migliori. Come vi ho già detto, la mia parte preferita sono quelle della mia. Ok, ma quindi no, un'altra scelta al di fuori di quelle. Per assaggiare. Ma col mango ti scusi che no, questa è la paprika. Ragazzi, raga, sono molto più particolari. Quindi in mezzo a questo mare di patatine, speriamo che il video vi sia piaciuto, questo nuovo format che continueremo più avanti. Ci sarà un altro prossimo episodio che sarà, secondo me, super interessante più di questo. Perciò lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche e ci becchiamo ad un prossimo video. E ciao!